Siamo molto vicini alla prima e continua a venirmi, come dice lei, difficilissimo. Quindi io devo ancora capire chi sono, ma lo capirò. Sono molto lenta. È così che Anna Maria Guarnieri descrive la sua esperienza nel difficile ruolo di Charlotte, personaggio chiave di Sinfonia d'autunno di Bergman, che il regista Gabriele Lavia ha riproposto in versione teatrale, trasportandolo dalla pellicola al palcoscenico e avvalendosi di attori come Valeria Melillo, Danilo Nigrelli e Silvia Salvatori, oltre appunto la Guarnieri. Un film ha la possibilità di spostarsi da una stanza all'altra, il palcoscenico invece la sua forza e che è un luogo unico e quindi bisogna sempre, quando si trasporta qualcosa di cinematografico per il teatro, c'è da fare un adattamento, ma sarebbe lo stesso se dal teatro passiamo al cinema. Il nichilismo è alla base della storia familiare e personale in cui Charlotte, madre, moglie, amante, è soprattutto una pianista, ma è proprio per l'amore per il pianoforte, forse l'unico della sua vita, che la donna fallisce come madre, come moglie e come amante. Le relazioni si intrecciano intorno a questo e i conflitti vengono messi sotto la lente di ingrandimento, soprattutto quello più grande, quello tra lei e la figlia, Eva, interpretata dalla giovane attrice Valeria Melillo. Naturalmente dobbiamo ringraziare Brunello Cucinelli, perché senza il suo contributo economico questa, diciamo che è un'occasione splendida avere così attori e Gabriele Lavia con noi per questo lungo periodo di prove. Una bella scommessa, perché la sceneggiatura, il film, è un film fra i più belli in assoluto. Le scene sono di Alessandro Camera, i costumi di Claudia Calvaresi, le musiche originali di Giordano Corapi e le luci di Simone De Angelis. Tutto questo in prima assoluta al Teatro Cucinelli di Solomeo, da venerdì 5 fino a sabato 13 settembre.